E adesso abbiamo le armi per vincere la battaglia. Oggi andrò all'ospedale di Alzano Lombardo. Io sono destinato all'ospedale di Codogno, fiero di portare questa prima fornitura. Spero l'inizio della fine del virus nel nostro paese. Si tratta di 324 flaconi. Finalmente c'è un risultato, finalmente si parte. Vi aspetto di vedere un sorriso con gli occhi. Allora buon viaggio. Grazie mille. Speriamo che sia l'inizio della fine. È un onore e un orgoglio rappresentare i medici di Niguarda, essere il primo medico di Niguarda a essere vaccinato. È solamente l'inizio e la lotta continua e continuerà per un periodo abbastanza lungo. Viaggio speciale, sono diretto a Cremona oggi e appena ci danno l'ok si parte scortati dalla polizia. È un viaggio di speranza, no? Emozione? Tanta, è un simbolo che dà speranza, visto tutto quello che si è passato negli ultimi mesi, tutti quanti. Che accoglienza ti aspetti all'arrivo? I sorrisi, nel senso che ultimamente con le mascherine ci si accorge quando la gente sorride con gli occhi. Vi aspetto di vedere un sorriso con gli occhi. Allora buon viaggio. Grazie mille, grazie. Io sono destinato all'ospedale di Codogno, fiero di portare questa prima fornitura. È un messaggio di speranza nel futuro, e si inizia un percorso che spero per noi tutti ci porti fuori da questo periodo veramente duro. Sei emozionato? Abbastanza, sì, sono emozionato. Io vado a Pavia. Speriamo sia l'inizio di una nostra rinascita, ecco. Sì, la responsabilità c'è, effettivamente non vedo l'ora di arrivare a destinazione per lasciare questo bottino. Stavo facendo una foto, ti ricordo? Diciamo che è un evento unico questo. È come una missione un po' particolare, però ci siamo sul pezzo. Oggi andrò all'ospedale di Alzano Lombardo, quindi è questa forse un po' più l'emozione, visto che è stata un ospedale che ha visto i primi morti del coronavirus. Vediamo la fine oggi. Speriamo, perché è stata veramente dura. Si tratta di 324 flaconi. Da ogni flacone è possibile ottenere 5 dosi, le dosi totali sono 1620. Verranno distribuiti in tutta la Lombardia e noi abbiamo appunto suddiviso questi flaconi in confezioni a temperatura controllata. Le abbiamo date alle automediche che sono dietro di me, che sono dotate di frigorifero per conservare correttamente questi flaconi, e dopo la presentazione, diciamo così, le automediche partiranno per tutte le province lombarde portando alle farmacie, ai colleghi delle farmacie e dei vari ospedali, il flacone. È un frigorifero a temperatura controllata con dentro i vaccini. La temperatura è stata controllata al momento dell'inserimento e verrà controllata all'arrivo in posto. E oltre ai vaccini veri e propri ci sono tutti gli accessori forniti dalla farmacia di Niguarda per l'inoculazione. E oggi quante persone saranno vaccinate qui? Qua al Niguarda oggi un centinaio. Poi con il residuo dei vaccini che teniamo noi come centro hub, vaccineremo sia domani che dopodomani, seriamente. Poi aspettiamo l'arrivo a fine settimana invece dei grandi quantitativi. Finalmente c'è un risultato, finalmente si parte, finalmente si fa qualcosa di utile, di veramente utile per questa epidemia, per questa pandemia. Vediamo la luce al fondo del tunnel. Ci vorranno dei mesi perché tutti arrivino a poter fruire ed avere benefici, però sono convinto di sì. Sono decine i militari che sono impegnati oggi nei servizi di scorta dei vaccini e delle automediche che trasporteranno appunto le dosi ai vari hub in tutta la regione Lombardia. Siamo felici di dare il nostro contributo per un giorno che ha una valenza simbolica importantissima per tutta la nazione e può rappresentare finalmente, speriamo lo rappresenti, il momento di svolta. È una giornata di sole qua a Milano. Preferisco l'immagine del sole che mi abbaglia un po'. Spero l'inizio della fine del virus nel nostro paese. E adesso abbiamo le armi per vincere la battaglia. Grazie e guardiamo al futuro con più serenità, anche se sempre con la dovuta cautela.